Buone notizie, ma confuse a sinistra, mentre la netta vittoria della signora Le Pen in Francia solleva allarmi. Ma si poteva prevedere. Questa Europa è antidemocratica, antipopolare, ottusa, serva delle banche e adesso, dopo la vicenda ucraina, anche imperiale. Figuriamoci che appeal può avere questa Europa. È già un miracolo se va a votare meno della metà del corpo elettorale. Le destre estreme sono tutte euroscettiche e quindi andranno avanti. In questo contesto non è possibile prevedere nulla di meglio, anche se non potranno rovesciare l'attuale maggioranza, si potrebbe dire di peggio, andrà ancora più forte la tendenza alle larghe intese che metterà insieme socialisti europei e Partito Popolare Europeo. Questo è il risultato, non ci sarà un rovesciamento, l'allarme ci sarà perché aumenteranno tutte le linee di destra euroscettiche. Ma lo scossone si è già sentito forte anche in Italia. Beppe Grillo, intanto, grande novità, si fa intervistare da Enrico Mentana, cambiando la sua linea. Fino ad ora non aveva rilasciato interviste. E dice delle cose molto interessanti. Dice, per esempio, che andrà in Europa a cercare alleanze. Questa è una novità, perché in Italia le alleanze non le ha cercate affatto. In Europa va a cercare alleanze. Come? È una questione da vedere, perché non ha ancora sciolto se sarà euroscettico oppure se sarà per un'Europa radicalmente democratizzata e nuova. La posizione è incerta. Del resto, andare con una posizione del genere e con un piccolo gruppo parlamentare cercando casualmente alleanze non sarà facile. Non è che può staccare un pezzo dei Verdi europei, perché non ci andranno, né può staccare o mettersi d'accordo con un pezzo del Partito Liberal Democratico in Parlamento Europeo. Difficile vedere come potrà cercare alleanze, non è una cosa che si fa facilmente, e dall'altro la domanda che rimane aperta è con quale personale politico andrà a cercare queste alleanze, perché a quanto pare il personale politico non ce lo ha. Ci andrà lui forse, e del resto lui ammette di non conoscere la situazione europea, quindi ci si va un po' impreparati. Ecco, Tsipras gli è simpatico, ecco, questa è la novità. Dice addirittura nell'intervista, praticamente dice le stesse cose che diciamo noi, e un po' ironizzando dice: come mai gli intellettuali di sinistra hanno bisogno di farsi una lista appoggiandosi a Tsipras? Non ci sono forze a sinistra. La battuta è implicita e anche abbastanza riuscita. Ecco, la questione quindi è di vedere che cosa succederà. La posizione di Grillo è stata notata dalla signora Barbara Spinelli, che svolge le funzioni di portavoce della lista Tsipras, e Barbara Spinelli ha subito colto la questione. Se Grillo si apre a un'alleanza in Europa, andremo in Europa per discutere anche con lui. Brava Barbara Spinelli, potevano farlo prima. Perché hanno lanciato la lista Tsipras in aperta polemica col Movimento 5 Stelle? Era il caso? Forse si poteva cominciare subito e si sarebbe scoperto, vedi per esempio, che Tsipras è simpatico a Grillo, ma perché non cominciare una discussione? Tardi, tardi, la partenza è stata sbagliata. Io mi auguro che la lista Tsipras possa portare in Parlamento i suoi deputati, meglio tardi che mai, si comincia un dialogo, si aiuti Beppe Grillo a orientarsi nel ginepraio delle forze politiche europee. Avrebbero dovuto farlo prima, non è mai troppo tardi comunque. Se arrivano in Parlamento europeo dovranno andare ben oltre il 2,9% che gli assegnano i sondaggi in questo momento. Comunque potrebbe essere un dialogo interessante. Intanto, e questa è la vera grande notizia positiva, Beppe Grillo si è pronunciato sulla questione ucraina dicendo più o meno: non ce la raccontano giusto, la versione ufficiale non è convincente, e aggiunge una cosa molto importante: il referendum in Crimea è un referendum plebiscitario e la Crimea ha diritto, il popolo di Crimea ha diritto di decidere in autonomia. Ecco. Questa è una dichiarazione più di sinistra di quelle che hanno fatto gli esponenti della lista Tsipras, e questo fa onore a Beppe Grillo. Quindi, diciamo così, salutiamo questi inizi di dialogo. Bisogna decidere se si vuole andare avanti da una parte o dall'altra per prepararsi alle tappe successive, che saranno tutte molto difficili. E vi saluto augurandovi come al solito buon viaggio.
così ci ricordiamo tutti che stiamo girando intorno al Sole.